Una domanda che mi fate spesso è questa: ma Boban, preferisci il disegno in digitale o il disegno tradizionale? In questo video voglio elencarvi una serie di lati positivi e negativi di entrambe le tecniche. Parlando di tecnica, dovete sapere che io sono un amante della stop motion e quindi oggi voglio condividere con voi questo video che dovete assolutamente guardare, realizzato dal canale Toscano Bricks. Praticamente è una breve clip ispirata a The Big Bang Theory, realizzato completamente in stop motion utilizzando gli omini e i mattoncini della Lego. Hanno fatto perfino la sigla, Bravi! Complimenti. Comunque, torniamo a quelle che sono le tecniche di disegno. Come sapete, io nel mio canale presento tavole, illustrazioni, vignette realizzate sia in digitale e sia col disegno tradizionale. E in qualche modo ho sempre voluto improvvisare, sperimentare, soprattutto nei disastri d'arte, per chi mi conosce, per chi segue il mio canale da tanto tempo. E poi ci sono le vignette che sono principalmente realizzate in digitale. Questo perché voglio sempre restringere i tempi di realizzazione e il digitale, diciamo, che ti aiuta moltissimo. Finito una volta la vignetta, posso gestire i pieni e i vuoti, ingrandire e rimpicciolire un personaggio, ingrandire il testo, quindi è molto più facile da gestire attraverso il digitale ed è una cosa molto, ma molto comoda. Solitamente le illustrazioni che appartengono a delle vignette video che sono realizzate a mano, sono quelle più d'impatto. Ok? Senza perdersi con troppi spiegoni, testi inutili, eccetera. Come vedete, spesso io uso l'acquerello, è una delle mie tecniche preferite. Certe volte ne abuso fin troppo, però adesso voglio cercare di sperimentare altre tecniche, come ad esempio gli acrilici, le matite colorate che non uso da tanto tempo e i colori ad olio. Ho già preso un paio di tele e i colori ad olio, come vedete, non li ho ancora spacchettati. Però voglio assolutamente provarci e determinate tecniche voglio inserirle nella serie dei tre personaggi mai visti o i futuri disastri d'arte. La cosa che mi piace anche personalmente è mischiare la tecnica. È una cosa che dà un po' fastidio a quelli che sono un po' più accademici. Magari uno che ha fatto l'Accademia delle Belle Arti, io che non l'ho mai fatta, quindi tante cose me le sono perse per strada e mi vede fare determinati pastrocchi, sicuramente inizierà a strapparsi i capelli. Però in questo video voglio parlarvi di come lavoro io. Però ogni tanto uscire dagli schemi è anche bello. Dato che mi sto soffermando parecchio sulla tecnica tradizionale, avrete sicuramente capito che io preferisco disegnare a mano. Innanzitutto perché io in digitale disegno tipo da 2-3 anni e forse il fatto di aprire il canale mi ha portato a perfezionare, per così dire, la tecnica in digitale. Ci sono molte lacune, ok? Vedo spesso che ci sono delle cose che voglio realizzare in digitale, ma non riesco proprio perché magari mi mancano determinate conoscenze, mi soffermo su determinati dettagli e poi mi perdo, ok, nel nulla quando devo realizzare altre cose. Mi sembra giusto, sono le cosiddette lacune e io ne ho tante per il digitale, nonostante voi apprezzate moltissimo quello che faccio, il fatto che io ho trovato uno stile forse di realizzazione, non tanto di risultato finale, ma di realizzazione nelle vignette e quindi cerco di proseguire sempre con quello, di non devastarlo, di non cambiarlo sempre continuamente, perché poi è difficile che le persone riescano ad identificarti in un determinato stile. E forse trovare un'identità nel proprio disegno non è tanto semplice. Io l'ho trovata nel disegno tradizionale, ma devo ancora trovarla e perfezionarla nel digitale. Ci stiamo lavorando, piano piano. Personalmente apprezzo di più il disegno tradizionale anche per il risultato finale. Poi avere un qualcosa che ti rimane, ok? Un disegno, una tavola che puoi appendere, anche se io sono completamente lontano da questo discorso. Ve lo sto facendo, ma sono lontano perché io non ho mai appeso un mio disegno, ne ho solamente uno giù nel salone e basta, ok? Il resto buttati dentro delle cartelline, degli album, oppure ammucchiati nell'angolino lì, nel dimenticatoio, nel mio famoso dimenticatoio, ok? Dove sono ammucchiati tutti i vecchi disegni delle superiori e così via. È un po' il complesso del disegnatore. Se riguardo oggi alcuni disegni, non riesco ad apprezzarli pienamente. E nonostante l'imperfezione, i difetti, le sbavature di colore, rimarranno
sempre delle opere che avranno un valore affettivo grandissimo, immenso, e questo ti porta a conservarle per sempre. Come ho detto in un vecchio video, mai buttare un disegno, anche quello più brutto, non buttatelo. Non sono il tipo che si mette magari a disegnare e non gli viene una cosa, lo prende il foglio, lo strappa. Non mi è mai capitato e forse non mi capiterà mai. Per quanto riguarda il digitale, invece, stiamo parlando di pixel, stiamo parlando di un file. Per quanto bella, realizzata bene, può essere quell'illustrazione, rimarrà sempre comunque un insieme di pixel. E poi il digitale, personalmente, mi porta sempre a realizzare delle cose che magari esteticamente non mi piacciono così tanto, perché si tratta del digitale, perché magari ti facilita la realizzazione di una determinata tavola. E poi giustamente c'è chi usa il digitale in modo pittorico. Prendete ad esempio le illustrazioni che vediamo nelle schermate dei videogiochi della Blizzard, fantastiche, ok? Sembrano degli acrilici ma fatti in digitale, sono pazzeschi. Ecco, quello stile di disegno molto pittorico devo ancora imparare a farlo. Poi una cosa positiva del digitale, come ho detto prima, sono i tempi di realizzazione. Soprattutto per le vignette a me conviene tantissimo. E la cosa ancora più comoda è avere solamente uno schermo su cui lavorare e non avere fogli, colori sparsi dappertutto. E io sono molto molto disordinato, ok? Anche quando disegno, soprattutto quando disegno a mano. La mia scrivania, che vedete alle mie spalle, diventa un coacervo, ecco, ho detto la parola giusta, un coacervo di roba, ok, sparsa dappertutto. E certe volte passo più tempo a pulire che a disegnare, sul serio. E poi il digitale ti semplifica parecchio quando devi consegnare un lavoro. Non ti devi mettere a scansionare disegni, oppure come faccio io, piazzo il disegno sul muro, piazzo tutte le luci, cerco un pochino di fare una color correction già prima di fare la foto. Faccio la foto sul disegno e poi devo elaborare tutto in digitale, quindi bisogna poi spendere tantissimo tempo anche a rielaborare il disegno che ho appena fotografato oppure scansionato. E torniamo sempre al digitale, quindi è parecchio importante avere sempre la tecnologia pronta per poter comunque modificare e migliorare determinate cose ed errori fatti qua e là durante la realizzazione del disegno tradizionale. Adesso io non ho l'esperienza con le case editrici, mi è capitato di fare due lavori, quello su Giovani in Merda e il gioco di carte. È molto semplice avere già tutto pronto lì, i file impacchettati e via. Capite che ti semplifica parecchio la vita. Pensate un po' ai fumettisti di una volta, che quando facevano un errore andavano giù di bianchetto, avevano questi bianchetti da coprire, poi magari riscrivere la parola oppure ridisegnare un determinato dettaglio che magari era errato. Rimane il fatto che io dovrò continuare comunque ad utilizzare entrambe le tecniche. Come vi ho detto, voglio iniziare a sperimentare l'olio, l'acrilico, le matite colorate per poter portare qualcosa di nuovo. E grazie ai format come ad esempio i disastri d'arte e i tre personaggi mai visti potrò farlo finalmente. Però ci vorrà pazienza, perché i tempi di realizzazione sono più dilatati a questo punto. E dato che siamo in tema, volevo invitarvi, per chi ha piacere, di sostenermi con un voto per il Festival della Rete I Macchia Nera 2016, per il premio di miglior disegnatore vignettista. Proviamoci, lì in mezzo ci sono nomi wow, ok? Lo so, ok? È impensabile poter competere, compreso anche Daniel Quello, che non è un vignettista conosciutissimo da tanti di voi. Però ve lo consiglio, andate a vederlo cosa fa, perché è bravissimo e mi fa piacere vederlo lì in mezzo. E mi sento super orgoglioso e felice di essere già inserito in quella lista. Per me è importante, è una cosa bella. Per il resto, wow. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di passare a trovarmi su tutti i miei contatti social, spero vi sia piaciuto questo video, questo piccolo sproloquio. Vi ho raccontato quella che è la mia esperienza da illustratore sia in digitale che nel disegno tradizionale. Fatemi sapere cosa ne pensate e quali tecniche preferite maggiormente, ok? Parliamone. Quindi, io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta e ciao!